Buongiorno, mi intervento subito, quindi rompo il ghiaccio. Grazie dell'invito, sono contento di portare il saluto della città di Napoli, della città metropolitana, per questa iniziativa così importante, do il benvenuto al Presidente Boccia. Credo che sia molto importante confrontarsi su come i territori possono rilanciare sulle infrastrutture materiali e immateriali, come si possa produrre sviluppo senza aspettare che le cose calino dall'alto. Io voglio approfittare di questa occasione per esprimere anche la mia gratitudine personale al mondo dell'impresa tutta della nostra area metropolitana, della nostra città, perché ho visto soprattutto negli ultimi anni una grande voglia di mettersi in gioco, una grande voglia di fare squadra, di collaborare in modo corretto con gli enti locali, in questo caso la città di Napoli, in un rapporto importante tra pubblico e privato. Il pubblico, che ha la forza dell'elezione diretta, nel caso del sindaco, deve necessariamente avere una visione strategica della città e della città metropolitana, che deve costruire attraverso il confronto e attraverso il dialogo. Ma ho sempre pensato che quando un imprenditore investe nel nostro territorio sta facendo qualcosa anche per il pubblico, anche per il bene comune, perché sta creando economia, sviluppo e lavoro. Poi ci sono le giuste rivendicazioni che una città, un'area metropolitana deve fare con il governo, per le politiche del lavoro, per le politiche di sviluppo, per evitare anche che si vadano a depauperare esperienze importanti. Sapete che in questi giorni siamo tutti molto preoccupati nella città di Napoli, perché a Argine c'è un rischio concreto della chiusura di un'azienda con 420 lavoratrici e lavoratori. Oggi pomeriggio alle 15 c'è un incontro al Mise col ministro Di Maio, che ho sentito poco fa, ci saremo anche noi. Però credo che la grande sfida che dobbiamo vincere, questo è un mio pensiero personale, nei prossimi anni, coinvolgendo molto il mondo dell'università e della ricerca della nostra città e quindi dei giovani, che Napoli, ricordiamo, è una città d'Europa con il maggior numero di giovani, provare a coniugare nuove tecnologie, industria, con un modo diverso di fare sviluppo. Cioè bisogna evitare gli errori del passato, dove siamo stati costretti a decidere tra il diritto al lavoro e il diritto all'ambiente, tra il diritto alla produzione e la compressione di altri interessi primari. Credo che in questa realtà si può coniugare tutto, il commercio, l'artigianato, la piccola e media impresa, ma anche l'industria. Non riesco a immaginare Napoli in un'area metropolitana come la nostra senza l'industria. Quindi non siamo solo la città della cultura, del turismo, dell'umanità, della solidarietà, che pure sono valori per noi importanti, perché il diritto alla felicità, con cui abbiamo voluto coniare il maggio dei monumenti della nostra città, è un valore, e la felicità non è data da solo da cose materiali che sono necessarie nella vita, ma anche il modo di creare nuova coesione, che mi sembra uno dei punti centrali anche in questo dibattito. Coesione significa valorizzare le differenze. Coesione, lo voglio dire, in un momento in cui in Italia si discute l'autonomia differenziata, per me quella non è coesione, perché quella significa separazione. Coesione significa costruire un'Italia che valorizza tutte le autonomie e tutte le differenze. E se vogliamo dare forza ai territori, lo dobbiamo dare innanzitutto alle città. Lo sapete meglio di me che la gran parte del prodotto interno lordo del nostro paese viene realizzato nelle grandi aree urbane. Se grandi aree urbane come Napoli e Milano, faccio questo esempio frutto di un confronto che sto avendo molto serrato con il sindaco di Milano, se si continuano a tagliare gli enti locali, si mettono zavorre su città così importanti, non vi sfugge che quello sviluppo, quel volano, quell'energia viene sicuramente compressa. Il mio è solo un saluto, voglio solo aggiungere un dato a cui tengo molto, perché in tanti dibattiti che abbiamo fatto insieme si è certe volte un po' discusso, ma la città metropolitana che cos'è, decolla, non decolla. Sapete bene che questa legislatura dovrà affrontare il rapporto tra città, città metropolitana e regioni, perché finora è solo un cacervo di conflitti, di contenziosi, di rapporti che non vanno sicuramente bene a prescindere dall'appartenenza politica, anche dove la filiera è un colore politico identico, i rapporti tra città metropolitana e regioni non funzionano. Noi abbiamo varato in modo assolutamente unico in Italia, cioè col consenso di quasi tutte le forze politiche, tranne due consiglieri metropolitani, tutte, un piano strategico della città metropolitana dopo una controversia vinta col governo sull'utilizzo dell'avanzo vincolato che abbiamo liberato, sono 430 milioni che vanno tutti a servizio dei 92 comuni, Napoli più 91 comuni, e vanno tutte nella direzione di rafforzare le infrastrutture, di rafforzare le reti viarie, di rafforzare la mobilità, di rafforzare l'ambiente, e soprattutto rendono protagonisti i territori e i sindaci.
Questa è una novità assoluta, cioè non c'è un'eterodirezione dall'alto. I progetti li presentano i territori nell'ambito ovviamente di quelle che sono le materie della città metropolitana e quindi del piano strategico. Credo che questo è un buon modo di fare politica all'interno delle istituzioni, cioè quando l'interesse è quello dei territori, quando l'interesse è quello dei servizi e della qualità della vita, dei beni comuni, i sindaci di tutti i colori ci siamo, politici, alcuni ormai non ce l'hanno, molti sono autonomi, molti sono civici, ci siamo riuniti attorno a un tavolo ed è nata immediatamente l'intesa. Credo che questo sia un messaggio forte anche per gli imprenditori, che noi ci siamo perché sappiamo che dall'alto la situazione è un po' complicata, la situazione politica del nostro paese è instabile, ma credo che nella nostra realtà, con tutti i problemi, con tutte le difficoltà e con tutte le sofferenze, si è creato un clima di squadra, di orgoglio, di voglia di fare, che credo può essere un messaggio importante. Insomma, Napoli non è la zavorra del paese, Napoli non è quella declinazione del cappello in mano e della lamentela, Napoli è una città che ha risalito la china sia come amministrazione comunale, con un debito storico allucinante, sia gli imprenditori, sia di investire, perché qua è tutto più difficile, dall'estorsione che ci può stare sul cantiere, ai lacci burocratici, a comunque montagne da scalare, ma io sinceramente se mi guardo attorno, anche all'interno del paese, il clima di coesione, di voglia di fare, di energia che vedo nella nostra città, credo che non siamo secondi a nessuno, e questo è il merito evidentemente di tanti e tanti che ci credono. Io credo che questa è la strada che dobbiamo continuare, cooperando in modo leale con tutte le istituzioni e facendo capire al governo che noi non accettiamo più discriminazioni e disuguaglianze, a cominciare dall'autonomia differenziata, anzi vogliamo lanciare la sfida dell'autonomia. Io sono autonomo anche in politica, quindi l'autonomia è una bella parola, però facciamo l'autonomia seria, cioè non quella che fa la separazione del paese, ci troviamo la migrazione non solo dei pazienti ma anche dei medici, e abbiamo un'istruzione che non è più nazionale ma diventa l'istruzione del Lombardo-Veneto o piuttosto altro. Non è questo, credo, il paese che può ritrovare quel senso di unità. Quindi grazie di avermi invitato, e da parte mia come sindaco di Napoli, della città metropolitana, con tutta la mia squadra ci sarà sempre il massimo di cooperazione leale, perché crediamo a uno sviluppo diverso che sappia coniugare diritti della persona, territorio e rispetto dell'ambiente e dei beni comuni. Grazie e buona giornata.